Hola amigos del clan georgiano, bienvenidos a un nuovo video. Hoy hablamos dell'oregano cubano. Ragazzi, sto perfezionando anche le lingue. Lo spagnolo non lo so, ve ne sarete accorti, ci ho provato. Volevo introdurre questa erba aromatica, veramente particolare, sono sicuro che molti di voi non la conoscono. Si tratta, come forse siete riusciti a intuire, dell'oregano cubano. Ne parliamo specificatamente subito dopo la sigla. Vi parlo dell'oregano cubano oggi perché non parliamo mai di erbe aromatiche e non avevo voglia di parlare della solita salvia, del timo, del rosmarino, che per carità, se sono argomenti che vi interessano, tratterò molto volentieri. Però questa è una pianta che avevo conosciuto qualche anno fa e merita davvero un pochino la nostra attenzione, sia perché tutto sommato è anche una pianta bellina come ornamentale, ha queste foglie carnose, poi andiamo a vederla un pochino nel dettaglio, ma è anche una pianta che si può utilizzare in cucina. I cuochi la usano molto nella cucina etnica, caraibica, viene da zone tropicali del nostro pianeta, è diffusa anche nelle Filippine, nell'India, insomma in questo areale e, come dicevo, nei Caraibi. Ci sono molte ricette che possono ospitare l'oregano cubano all'interno del piatto. Questa missione la lascio a voi, chiamatemi, invitatemi a mangiare i vostri piatti a base di oregano cubano. Menta messicana, timo spagnolo, timo francese, borragine indiana, è conosciuto con tantissimi nomi volgari. Il suo nome scientifico invece è Plectranthus amboinicus, o più comunemente di questi tempi è conosciuto come genere Coleus amboinicus. E il Plectranthus, per intenderci, è il genere di piante a cui appartiene anche l'incenso. Recentemente la vedo più indicata nel genere Coleus, ma chi se ne frega della nomenclatura. Se volete comunque indagare la questione, ho scritto tutto nell'articolo del blog che trovate linkato qui sotto. Se vi interessa approfondire questa querelle circa il nome, andate a leggervelo. Quello che a me interessa è darvi qualche notizia sulla coltivazione di questa spezia un pochino eccentrica, che, come dicevo, può servirvi fuori dalla cucina. È veramente profumatissima, ha un aroma incredibile, ricorda in effetti la spezia, l'origano, si sente anche al sapore. Può essere utilizzata fresca, può essere fatta essiccare e tritata, poi si può utilizzare in cucina. Come dicevo, non è neanche brutta come pianta ornamentale, è una semisucculenta. Se guardate le foglie, sono molto carnose, sono ricche di acqua. Per coltivare al meglio l'oregano messicano, cerchiamo di dargli un'esposizione soleggiata. È una pianta che ama avere anche pieno sole, tanta luce, non ha problemi. Io la coltivo un pochino schermata, con un po' di rete ombreggiante o comunque scansata, magari sempre dal sole diretto tutto il giorno, ma vi dico, non è un problema, è una pianta abituata a questi climi molto caldi, molto soleggiati. Per quanto riguarda la temperatura, come vi ho detto, è una pianta che viene da areali tropicali, subtropicali. Il nome della specie Amboinicus deriva dall'isola di Ambon, che è nelle Filippine, è uno dei probabili areali di origine di questa pianta, anche se la provenienza è piuttosto incerta. Comunque zone calde, quindi non è una pianta che ama il gelo. Io di solito la tengo durante l'inverno in serra fredda a 3 gradi, sopporta brevissime gelate, arriva magari anche a meno 1. L'ideale è tenerla magari insieme a le piante grasse, può essere un'idea. È una pianta che, se protetta dal gelo, come dicevo, resta sempre verde tutto l'anno. Per quanto riguarda la bagnatura dell'oregano cubano, cercate di non esagerare. È una pianta che sopporta molto bene la siccità, dato anche questo carattere semisucculento ritrovabile appunto anche nella morfologia delle foglie carnose, come diciamo, come abbiamo detto prima, che sono in grado di accumulare una buona riserva di acqua. Per quanto riguarda il substrato, io la sto coltivando in One Plus, quindi vi raccomando un terriccio a base torbosa, va bene, con degli elementi grossolani. L'importante, come diciamo sempre, è che offre un bel drenaggio alla pianta, che poco tollera invece i ristagni di acqua. È una pianta in effetti abituata in natura a terreni molto grossolani come tessitura, molto sabbiosi, molto sassosi, terreni leggeri che drenano molto bene l'acqua e si asciugano molto in fretta. Per quanto riguarda la concimazione,
adoperatevi un po' con quello che avete in casa. Se volete un consiglio, io sulle aromatiche sto utilizzando ormai da diversi anni questo, che non ho aperto perché è una scatolina nuova. Ve ne parlo brevemente, vi può essere utile. È un concime vegan ed è molto utile per ortaggi, aromatiche, dove vogliamo concimare in regime biologico. Sono delle tablet, vi ho parlato spesso del Flower Tablets, un concime molto completo, minerale. Questo invece è il fratellino organico delle Flower Tablets, si chiamano Bio Tablet, e quindi è un concime a base organica da somministrare inserendole col ditino nel terreno del vostro vaso. Trovate comunque tutte le posologie e vi dura diverse settimane, e ovviamente c'è un sacco di azoto, di carbonio, di elementi organici all'interno, quindi ottimo per le nostre piante aromatiche allevate in regime bio. Per quanto riguarda la potatura dell'origano cubano, ovviamente non si pota, può darvi un pochino fastidio il rametto che magari sporge un pochino all'esterno. Tra l'altro i rametti sono molto molto fragili, ma adesso vi dico come recuperarli quando vi si staccano. Vedete che ogni tanto i rami laterali tendono un pochino a cadere lateralmente, e allora potete clac 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 tagliare. Non buttateli, i rametti ottenuti da eventuale potatura o da rotture sono facilissimi da far radicare, quindi potete spennarli un pochino nel primo nodo, sui primi due nodi, e poi ve li mettete, scusate, ho dimenticato la forbice qua in basso, tac, gli fate un bel tagliettino, li mettete in terra o in acqua, vedrete che radicano molto facilmente. Se avete dell'ormone potete utilizzarlo, anche così vedrete che radicheranno senza problemi e vi potete costruire un nuovo vasettino di origano cubano. Sono delle piante particolarmente resistenti ai parassiti per delle doti naturali un pochino antisettiche che hanno. Anche tutti questi oli essenziali, questi profumi che si percepiscono, sono spesso nelle piante delle dotazioni difensive naturali con delle proprietà insetticide che possono limitare, arginare l'attacco di eventuali parassiti di tipo insetto, di tipo acaro. E gli acari in effetti sono una delle potenziali minacce dell'origano cubano, quindi cercate un attimino di mantenere in salute il più possibile la pianta. Sappiamo già che gli acari arrivano coi periodi siccitosi e caldi, cercate magari in estate di non far andare troppo in stress idrico la pianta. È vero che tollera bene anche un pochino di giorni senza acqua, non è un problema, però meglio la facciamo stare anche dal punto di vista idrico e più risulterà efficace la sua dotazione difensiva naturale nei confronti di questi nemici. Potreste trovare anche cocciniglia sull'origano cubano. Vi dico, io non l'ho mai trovata. Sono piante che si difendono davvero abbastanza bene da sole, quindi non vi preoccupate, curatele bene, non si dovrebbero ammalare. Una breve descrizione morfologica della pianta: abbiamo detto a questi fusti tomentosi, pelosi, anche le foglie sono tutte ricoperte da questa peluria molto evidente, la foglia è carnosa con un margine seghettato. La pianta ha un portamento arbustivo, cresce diciamo non tantissimo, arriva sui 50-60 cm normalmente, negli ambienti naturali si sviluppa magari anche fino a 80-90 cm. È una pianta comunque che mantiene una taglia piuttosto compatta. Stante questo carico pesante di oli essenziali, il sito dell'ASPCA reputa non pet friendly l'origano cubano, quindi se avete magari dei cani e dei gatti per casa cercate di tenerlo lontano o comunque evitate che lo ingeriscano. Non è mortale, ma può causare delle infiammazioni, del vomito, dei problemi al cavo orale, all'apparato digerente. Quindi interessante anche il suo utilizzo in cucina. So che a Cuba si usa per la zuppa di fagioli neri, si usa anche nelle zuppe agrodolci nel Vietnam. Io ricordo questa cosa che viene anche chiamato nei Caraibi poor man's pork, il maiale dell'uomo povero, proprio perché le foglie fritte vengono poi consumate e hanno un sapore simile a quello del maiale fritto, e quindi le persone meno abbienti che non hanno accesso alla carne usano friggere queste foglie come alternativa. Bene amici, io lascio a voi la sperimentazione in cucina con questa pianta, spero di avervi fatto conoscere una nuova aromatica, magari ogni tanto andremo a parlare di queste aromatiche un po' strane, delle quali
non sappiamo mai nulla e sono invece molto interessanti. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non l'avete già fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ovviamente le pianticelle di origano cubano le potete trovare sul nostro shop online vendetapianteonline.it, ve le spediamo a casa. E per los momentos del viveros, no, non so, me l'ero preparata quella all'inizio. Per il momento dai Vivaile Georgic è tutto, io vi aspetto la prossima settimana con un nuovo entusiasmante video. Arrivederci clan georgici.